bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi farò vedere la mia makeup collection prima che venga smantellata, perché praticamente in realtà non so quando vedrete questo video, però fra un po' verrà smantellata, avrà un'altra posizione e molti dei trucchi dovrò portarli con me, quindi che sono ordinati ve li faccio vedere adesso, dato che in moltissimi mi chiedete: ma quanti trucchi hai? Oggi ve lo farò vedere. Non ne ho tantissimi in realtà, perché è da circa quasi un anno, sì, da ottobre dell'anno scorso che ho iniziato a truccarmi bene, tra virgolette. Prima mi mettevo un po' di fondotinta, un po' di mascara ed eyeliner ed era finita. Ora riesco... mio cane. Ora faccio molte più full face, quindi base, occhi, ho un sacco di roba. Circa la metà mi è stata regalata e l'altra metà l'ho accumulata nel tempo, quindi non ho comprato tutto in una volta, ma bensì un giorno una matita, un giorno mascara. Ecco, poi sembra di guardare le offerte e di comprare i trucchi e magari di tenerli di scorta, perché se non si aprono i trucchi possono durare in eterno. Una volta aperti bisogna consumarli entro il PAO, che di solito è il login con i mesi scritti, insomma vi metto una foto qui. E nulla, iniziamo subito. Allora, come si vede, c'è un bel po' di roba. Iniziamo da qua. Questo porta trucchi, se così lo possiamo definire. Mi è stato regalato per il compleanno da una mia amica, perché io lo volevo, cioè gliel'ho richiesto praticamente, e lei me l'ha comprato. Allora, partiamo dall'alto. Ci stanno correttori. Correttore della Catrice, se non sbaglio. Sì. E dovrebbe esserci quello della Kiko, che è quelli che uso per ora. Full coverage. Però questo non ci sta qua, quindi è in un altro posto. Questo qui, che è il correttore arancione di NYX. Se si mette sta a fuoco. E lo uso per le occhiaie. E a volte, se non voglio fare una base troppo pesante, uso questo, che è quello di Kiko. Se si mette... questo qui della Kiko, Dark Circle Tone Eraser, praticamente anti occhiaie. Poi cosa abbiamo qua? Sempre un altro correttore, pesca. Correttore pesca Pricò della Vichy. E qui abbiamo un pot per le sopracciglia. Un gel per le sopracciglia della Kiko. Qui troviamo la cipria, che è quella baking finish di Revolution, con cui ci faccio il baking. Qua c'è invece un fondotinta nuovo di quello che uso. Qui troviamo il pennello che uso per il correttore arancione, infatti è tutto sporco. E qua il pennello che uso per il put per le sopracciglia. Li tengo separati dagli altri pennelli, così li trovo subito. Qui troviamo una matita bianca della Wet n Wild e due eyeliner che mi stanno finendo, sono messi in questa posizione appunto per questo. Poi di qui abbiamo lo scatolo delle lucide labbra che devo prendere. Abbiamo, vabbè, questo ve lo faccio vedere dopo perché è nel posto sbagliato. Qui abbiamo tutti i rossetti che uso maggiormente. Quello rosso di Astra che uso tantissimo. Questo qua, che in realtà non uso mai perché è un rosa troppo acceso, rosa porcellino praticamente. Questo qui, che è praticamente finito, della Wycon, comprato penso 2 anni fa, infatti è questo finito, come vedete. Poi abbiamo questo, che è un gloss della Pupa, che mi è stato regalato da un mio amico 2 anni fa sempre, e ce l'ho ancora qui. Ho qua tutti i rossetti di questa linea qua, che ho comprato su AliExpress, credo. Ci sono dei vari colori, questo è un bronzo grey, un colore simile a quello di prima, un rosso,
bello marroncino, nero, che ho usato qualche volta per qualche shooting, e qua ho i due di Nabla, uno marroncino rosso, come si chiama? Bordeaux, ecco, e l'altro fucsia acceso, che adoro. Questi due ve li faccio sempre vedere dopo perché non dovrebbero stare lì. In questo cassettino qua troviamo eyeliner, altri due eyeliner della Kiko, un eyeliner di Nabla, serial liner che non mette a fuoco, poi una matita rossa per usarla con il rossetto, un altro eyeliner di Shaka comprato un po' di tempo fa con il pennellino, io non uso quelli col pennellino quindi per questo non lo uso mai. Qui abbiamo la matita che uso per le sopracciglia, che è di Essence, mi serve il bagno, non vuoi andare sopra? No, non posso farti entrare in bagno in questo momento. Non è entrato. Ok, stavo dicendo prima di essere interrotta. Qua troviamo la matita Labbra, che è della Wycon, che va in accordo con questo. Poi una matita nera della Deborah, altre matite varie della Makeup Revolution, una matita nera con i brillantini. Insomma, qua, oddio, con una mano è abbastanza complicato. Ci sono tutte le matite liner che uso quotidianamente, insomma che uso più spesso. Qua abbiamo altri rossetti, perché non posso fare un video in pace? Perché? Stavo dicendo per l'ennesima volta prima di essere interrotta. Qua ci sono vari rossetti della Kiko, che ho comprato quando c'era una promozione, due li compravi, due te li regalavano. Questo colore qui, questo colore qui, metallizzato. Questi di cui ci ho fatto un video durante i vlogmas l'anno scorso. L'ho comprato su AliExpress, praticamente questo mi sta finendo. Non so se si nota. E di qua, sono 1, 2, 3, 4, gli altri due non so dove siano. Perfetto. Qua c'è un rossetto di Kylie che uso pochissimo perché è nude. Qui invece che cosa c'è? Un altro rossetto della Kiko, un correttore mi saluto, un altro rossetto della Kiko bellissimo, questo è stupendo proprio. È il rosso con i brillantini. Non fate caso alle mie mani sporche, sono messa in mascara e vabbè. Qua abbiamo una skin, ma l'ho usata due volte e non mi piace per niente. Devo regalare un attimo, aiuto, stavo per cadere, se cadeva, è bellissimo. Un fondotinta, ho comprato da Kiko in offerta. Ho usato sino due volte. Poi abbiamo, se riesco a prenderlo, questo che era prima il mio fondotinta preferito in assoluto, usavo sempre solo questo, da quando ho cambiato non ho idea del perché non l'abbia usato più, è ottimo. Quindi qua ci sono robe varie. Qua come potete vedere ci sono tutte le cose confezionate. Allora, qua c'è un mascara chiuso, qua c'è un eyeliner chiuso, e la particolarità di questo eyeliner è che ha, vediamo se, ah, ecco, praticamente c'è lo stambino per fare la punta finale, e l'ho usato sì e no una volta. Ok, praticamente l'ho sistemato. C'è un lip care serum, praticamente serve a gonfiare le labbra. Poi c'è questo che è un eyeliner, e se metto a fuoco, da un lato è dorato e dall'altro è nero. In sostanza in questo cassetto ci stanno le cose chiuse o comunque le uso molto poco.
Ok, di qua ci sono le ciglia finte. In questo sacchettino ci stanno le ciglia finte. Nulla con la colla, ci sono tutti i tipi di ciglia finte. Ne ho un po'. Alcune nuove mai usate. Le mie preferite sono queste, le ho comprate su AliExpress a tipo niente. Sono bellissime. Qui ci sono due mascara che ho comprato in offerta da Acquasapone quest'estate. Se compravi questo ti regalavano questo. 10 euro due mascara, ottimi. In realtà mi serviva più questo che questo perché era waterproof per le vacanze. Qua c'è un altro mascara, quello Cecilia Notes della nuova collezione, che ho comprato a 4 euro perché c'è la promozione e li tengo lì in scorta quando mi finiscono gli altri. Qua abbiamo un altro rossetto della Kiko, si chiama Water Flower ed è un rossetto, non mi viene il nome, ed è questo rossetto che ha l'effetto vinilico, Water Flower Magic. Io l'ho comprato in realtà pensando fosse waterproof, per poi scoprire che era semplicemente water, il nome non c'entrava un cavolo. Ok, perfetto, vedo. Qua abbiamo un rossetto di Revolution, che era in un set, e l'avrete visto sicuramente già in un mio video. Qua abbiamo un lucida labbra, un lip volume della Kiko, e lo uso praticamente tutti i giorni. Questo mascara piccolo contiene l'olio per far allungare le ciglia, quindi lo tengo qui. Qua abbiamo i miei fondotinta, cioè quelli che sto usando per ora, che sono questo della Kiko, colore si è cancellato, comunque quello più scuro che uso in estate, abbinato all'altro mio colore che è d'inverno, perché ormai ho perso la bronzatura, ed è questo, sempre della Kiko, della stessa linea, full coverage 2 in 1. Fondotinta e correttore dovrebbe essere insieme, ma in realtà il correttore lo uso comunque. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo il siero che mi è stato regalato, che uso come base. Poi qua ci sono altri due prodottini per la base, questo che è un primer della Essence che sto praticamente per finire, e poi abbiamo questo che è un contorno occhi della Cien che uso sera e mattina tutti i giorni. Poi qua c'è il fissante che vi ho fatto già vedere, gli struccanti della Kiko che prendo sempre in offerta ovviamente di Fasico. Qua delle serviettine struccanti, ma in realtà uso qualsiasi marca. Qua dei dischetti struccanti per rimuovere tutti i residui di trucco. Questa è una pochette con tutte le spugnette, con tutte le beauty blender. Qua c'è questo coso, ma non so cosa c'entri. E ci sono anche pennelli che non uso mai, tipo questo che mi è stato regalato per il fondotinta, ma io per il fondotinta uso le spugnette, ed è pieno pieno di spugnette praticamente. Piccole, grandi, di qualsiasi misura. Qua abbiamo dei pennelli, qui di solito ci vanno i pennelli occhi perché è più piccolo, ma in questo momento ci sono altri pennelli che non dovrebbero starci. Qua invece ci vanno i pennelli più grandi, e qua c'è una beauty blender nuova che mi dovrei portare a Milano, ma ancora è chiusa. E niente, qua ci stanno pennelli di vari tipi. Poi da questo lato, aspettate che cambierà la luce. Ok, qui abbiamo un po' di cosine. Forse è meglio che ve le faccio vedere in un altro luogo. Perfetto. Allora, in questo recipiente pieno di cose a caso abbiamo i mascara che sto usando per ora, che sono il Kiko Ultra Tech, che utilizzo per allungare, e quello della Cien per volumizzare. Li uso insieme. Prima metto questo, poi metto questo. Poi abbiamo il blush, Blushing Hearts di I Love Revolution, ce l'ho da marzo ed è ancora praticamente intero e lo adoro. Poi la palette di illuminanti che mi è stata regalata, che uso sempre, la terra, il bronzer che
è di un colore scuro e quindi suppongo che questo inverno non potrò usarlo. Poi dei rossetti a caso. Oddio, al contrario, con la mano è un po' complicato. Questo colore qui, non so di che marca sia. Andiamo avanti. Qua c'è un altro rossetto della Kiko, che è quello che sto indossando praticamente, ho comprato durante i saldi. Qua c'è un altro illuminante. Questo è stato il mio unico illuminante per 2 anni. L'ho finito, l'ho ricomprato praticamente. È praticamente nuovo. Qua ci sta la Gibria, perché mi serviva un contenitore più maneggevole dell'altro. L'altro è troppo scomodo, quindi l'ho messa qui. Perché? Perché tutta me oggi? Poi qua c'è un'altra mascara della Kiko, che non ha un nome. Mascara effetto volume. Qua c'è un'altra mascara della Sien, che ho comprato perché costava 2 euro. E dato che mi sono trovata bene con quello, suppongo che mi troverò bene anche con questo. Non lo so, proveremo. Qua un'altra mascara come si chiama questa marca? Lancome. Però è vecchissimo e mi sa che lo butterò. E qua un'altra mascara, quanti mascara ho? Della Rouge, che si trova in farmacia se non sbaglio. Quindi qua sostanzialmente ci stanno mascara e terre, robe varie per il viso. Qua ci sono 2 tempere matite e un piegaciglia che non uso praticamente mai perché mi ci trovo malissimo. E qua c'è un ricordo di questa estate. Quindi qua ci stanno sostanzialmente mascara e cosa a caso. Invece in quest'altro cassetto, scatolo, come lo volete chiamare, ci stanno invece tutte le palette che avete già visto nel video precedente, quello dei regali dei trucchi, quindi non sto qua per farvelo vedere, compreso il kit per le labbra. Le sono messi tutti dentro questo contenitore e nulla, stanno qua dentro. Se volete sapere meglio quali sono, che cosa ne penso, vi lascio linkato giù il video precedente dove ve ne parlo ampiamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, come avete visto la mia makeup collection non è immensa, ci sono youtubers con makeup collection molto più grandi delle mie, con prodotti molto più costosi dei miei, io ho i prodotti base che utilizzo praticamente quasi tutti i giorni. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un pollice in su, se ancora non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!